Allora ragazzi, qui devi comprare, quindi riprendi gioco. Lei non aveva mai del tutto compreso i suoi impulsi, quell'intensità che col tempo aveva cesellato rughe sul suo viso. Non gli era mai stata, no, non gli era mai abbastanza vicino, ma lui la stringeva come se lo fosse, bisbigliandole all'orecchio parole che solo un'anima gemella dovrebbe ascoltare. Terminata la cena, entrambi compresero che il momento era arrivato. Lui avrebbe detto: devo trovare la principessa, ma non ce ne fu bisogno. Con un ultimo bacio si mise in spalla la sacca da viaggio e se ne andò. Per tutte le notti che seguirono, lei continuò ad amarlo come se fosse rimasto lì a confortarla e a proteggerla. E al diavolo la principessa. Ok. La trama anche si sta facendo sempre più incasinata. Quindi ragazzi, what? Ok. Ho preso un puzzle. Ora torno indietro e non ce l'ho. No, 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 no. Voi state scherzando, spero. What the f... cazzo devo fare? Ok, il pezzo di puzzle l'ho preso, ok. Quindi ora funziona con le ombre? Quindi ora ci dovrebbe essere. Perché non lo fa? Allora, ora, fallo. Perché la mia ombra non fa... Come cazzo funziona? No, allora, se io schiaccio X... Allora, io schiaccio... Ah, ho capito, aspetta. Io forse schiaccio X e poi al prossimo X lui farà quello che ho appena fatto. No. Vediamo. Vai. Porca puttana. Quanto è difficile. Allora. Ok. Vai. Cazzo. Si blocca sempre lì però. Allora. Vediamo così. Era passato però. Allora. Io faccio così. Che è sta roba che sto facendo? Ma cazzo, lo apro sempre in ritardo. Oh mio Dio. Ah, forse devo farlo qua. Vediamo cosa accade se faccio così. No, niente, non capisco un cazzo, ragazzi. Vai! Porca puttana! Ora! Mi sto innervosendo come tutto, ragazzi. Come tutto. No, fanculo. Ok, vaffanculo. Non capisco come si faccia. Non so come funzionano ste cazzo di ombre qua. Aprimi Libra. No, ho capito adesso. Dovrebbe aprirmelo ora. Ombra di merda. Allora. Facciamo tornare. Oh, almeno un pezzo di puzzle voglio prenderlo, scusate, eh. Allora, fermi tutti. Ombra di merda, allora. Ok. Fai questo, stupida ombra di merda, fallo. Ma se io lo manco, però sono io anche idiota. Oh, ok. Fanculo, ce l'ho fatta a prenderne uno. Chi è qui? Allora. Ok, no. Cosa vuoi? E ora come torno indietro? Devo tornare indietro così. Con la chiave. Vai indietro con la chiave, si può. Non mollarla per terra, stronzo. A meno che non me la faccio andare a prendere dal fantasma. Allora. Io faccio così, prendo questo
e torna indietro. Ora lui cosa fa? Sta lì, prende la chiave, torna indietro e però rimane lì. E c'è anche. È anche giusto che rimanga lì, in effetti. Ok, in questo modo la mia ombra me la porta qua la chiave. A meno che non la prendo al volo. Cazzo, è rimasta lì. Aspetta. Olè! Oh mio Dio. Ok. Ah, l'ho capito alla fine, ma molto alla fine, ragazzi. Ok, ora qui cosa devo fare? Minchia, sto cazzo di coniglio. Ah, l'ho capito questo qua. Allora, la mia ombra farà da esca e mentre il coniglio va lì, io vado qua. Boom, baby! Ok, ora com'è che me ne ritorno su? Vabbè, credo così. Credo così. Sì, esatto. Mio Dio, questo mondo è epico ora che ho capito com'è che funziona. Olè, due pezzi su due stavolta, ragazzi. Ok ragazzi, ora ha tutto più senso questo gioco, cioè almeno questa parte di gioco. Ora qui che cazzo faccio? Ok, lì c'è una porta. Mal che vada, vado lì. Ok. Ah, è abbastanza lento, vedo. Ok, ma questo cosa serve? No, aspetta, ho sbagliato. Allora, io faccio così e schiaccio questo. Ok, ora una volta schiacciato quello, questo dovrebbe spararne un altro in teoria. Esatto. Ole! Adesso si ragiona. Ah, e adesso aspetta, qua devo solo fare così. Allora, sto qua, vado qua e schiaccio questo qua. Se stesse un secondo fermo, magari. Ok, ora devo tornare indietro di tipo 200 giorni. Vai, 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 vai. Ok. Ora quello lì lo andrà a schiacciare e quando lo schiaccia, quello ne creerà un altro. Esatto, che è lì. Ora faccio così. Sì, ma è troppo lento sta affare, ma vaffanculo. Fanculo. Fanculo. Ti odio. Vediamo se lo prendo anche al volo. No. Fanculo. Ok, però il pensiero c'era qua, cioè sapevo come farlo, dai. Ok, questo invece è difficile. Allora. Ora così, 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 così. Ah no, aspetta, devo aprire una qualche porta. Allora, con questa apro questa. Ok. Ok. Ora devo rifarmi tutto al contrario e aspettare che la mia ombra apra la porta, in teoria. Mi aspetto qua. Ok, com'è andata la vostra giornata oggi? Se siete stati bravi a scuola, avete fatto i compiti, avete studiato? Non so a che ora uscirà questo video oggi, cioè oggi, ora in questo periodo sto incominciando a fare molti più video al giorno, quindi intanto lui fa un po' di ah, così. Non so a che ora uscirà questo video. Comunque, qualunque ora esca, avete fatto i compiti? La mia ombra sta facendo ciò che deve fare. Perché la mia ombra non fa ciò che deve? Perché? Era tutto giusto. Perché no? Forse ci vuole la chiave viola? Cos'è sta roba? Ok. Ok, allora. Ok. No, 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 no. Qua proprio non ci siamo, allora. Facciamo così, allora, la mia ombra deve fare questo. Deve partire da qua. E poi fa. Va. Poi fa così. Fa così. E lo schiaccia. Ora. La mia ombra fa così. Vai, parti. E ora dovrebbe andarlo a schiacciare. Ok. Adesso che sono qua. Tiro la leva. Ora. Vado su, vado su,
e basta. E quindi ora aspetto che lui vada giù, gli tiro la leva. Vai. Ok, e ora aspetto qua che lui tiri la leva. Perché non lo fa sto stronzo, fanculo, mi fa perdere 2 ore di video che voi vi annoiate come pazzi. Ok, però il pensiero è quello, ragazzi, cioè il concetto è quello, fanculo. Tana, oh, un altro boss, ragazzi, c'è, eh? Un altro boss, mi sa. Ecco, perché li becco sempre così? Perché li faccio sempre così i salti? Ok, lì ci vuole una chiave che non ho. Ancora te? Svegliati. Aia, fanculo. Ok. Come faccio a svegliarlo? Ok. Perché mio alter ego non lo riesce a svegliare? Allora. No, 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 no. Vieni qua, vieni. Venne qua. Fanculo. Ma c'è la mia ombra di merda che poi fa tutto. Vai. Ok, è uno. Fanculo, che cazzo accade? Che cazzo accade? Quanti sono a spararmi? Vieni qui, vieni. Venne qua. Vieni qui. Ok. No. Ragazzi, adoro il sequel. C'è una parlata fantastica. Vai. Preso, ok. Ah, ora però devo anche tornare indietro perché continuo a non ricreare i lampadari. Preso. Stre. Come no? Perché sono solo a uno? Perché sono solo a uno? Ah, due. E ora? Ah, se ritorno indietro nel tempo non mi conta più i colpi. Perché non mi conta più il colpo? Cazzo, è un problema questo qua. Oddio, devo prenderlo con il mio fantasma. Davvero? Ok, ragazzi, questo gioco è ufficialmente troppo difficile per me. Aia, stronzo. Ok, ora devo quindi aspettare che torni qua e prenderlo col mio fantasma. Tipo così. E sarò, esatto, e sono di nuovo a 3. Ora devo aspettare che torni qua e colpirlo io. Se magari venisse qui. Dai! Dai, cazzo! Vai! Ok. Ora andiamo un attimo indietro e il mio collega Ombra farà la stessa cosa. Ok, ora manca solo il colpo finale. E devo aspettare che torna. Che torni, scusate il congiuntivo mancato. Dai, su, eccolo. Merda. Ah no, ok. Ehi, bastardo. Vai. Stronzo. Stronzo. Vieni qui, vieni. Levati te. Perché deve essere così difficile beccare sto stronzo? Vai, su, camelo, topo di lucernità, fa sala. Cos'è? Oddio, no, non voglio fare un enigma anche nella zona del boss. È contro ogni principio di ogni videogioco. Quando c'è la zona del boss, gli enigmi sono finiti. Dammi la chiave, dammi. Ora me ne serve un'altra. Quindi come faccio usando un'altra? Allora, faccio fare alla mia ombra. What? Ah, proprio finisce così. Ok, ragazzi, questo gioco non è per niente alla mia portata. Di cos'è sta bandiera? Ciao, io mi sono perso, come stai? Ah, proprio così finisce, ok. Mondo 6, ragazzi, lasciate un mi piace, un commento, diventate una sorpresa. Beh, ragazzi, ciao!